Diciamo così, noi siamo di casa, abbiamo il piacere di avere il viceministro Cirielli che rappresenta nel governo questa area della Campania così scoppiettante e sempre vivace. Questa è la sede di Fratelli d'Italia, quindi noi siamo ospiti perché il movimento che io guido, Verde Popolare, è stato ospite nelle liste di Fratelli d'Italia e nel gruppo parlamentare. Ma siamo ospiti che si sono trovati benissimo, quindi, come dire, è un'azione che si coordina con efficacia, perché come ho detto nelle interviste prima, sono due grandi tradizioni che provano a coordinarsi nella Terza Repubblica, come si ama dire, la storia della destra e la storia della Democrazia Cristiana, che qui è stata storia della provincia di Avellino. Anche se inaugurando la sede di Fratelli d'Italia, io vorrei anche dire che la storia anche nazionale della DC è passata per Irpinia, ma in Irpinia c'è stata, in tempi che per età né io né Cirielli possiamo ricordare, c'è stata una tradizione di destra molto importante ed autorevole, e mi piace ricordare il più simpatico che io ho conosciuto di quella tradizione, il grande Alfredo Covelli, che contiamo di ricordare nel suo paese in occasione delle ricorrenze più tonde, e anche l'onorevole Emilio D'Amore, che è stato lungamente parlamentare di Avellino e che ha rappresentato i giovani, Franco Tercole, primo assessore di destra nella regione Campania, e i sindaci di destra, perché, come ricordavo ai giovani giornalisti, Edmondo, la Democrazia Cristiana ha faticato a conquistare la città di Avellino. De Mita e Bianco mi raccontavano che a metà anni 50, a fine anni 50, la DC ha conquistato la città, che era saldamente presidiata dai monarchici, e amo ricordare uno dei sindaci monarchici che è stato vivente fino a pochi anni fa, l'avvocato Cucciniello. È una storia di Avellino che i più giovani possono recuperare sui libri, ma queste tradizioni culturali non vanno dimenticate.